Erano ancora oltre 1.000 al 10 di aprile i tamponi in attesa di risposta nei laboratori della ASL Toscana Sud-Est. Mancavano i reagenti, aveva detto in una diretta Facebook l'ufficio stampa dell'azienda. Quindi i casi azzerati da contagio da Covid-19 nei 2 giorni consecutivi nell'Aretino non possono farci dormire sonni tranquilli. Per implementare questa carenza nella struttura pubblica, il direttore Antonio D'Urso aveva annunciato ai nostri microfoni il ricorso ad una struttura privata. Il laboratorio di Arezzo ha una potenzialità di 600 tamponi, che è condizionato evidentemente dalla fornitura dei materiali che ci viene da un operatore economico a livello di una multinazionale che ci garantisce la fornitura. Per aumentare la disponibilità di tamponi, come ho già detto in altre occasioni, abbiamo fatto una convenzione con un soggetto privato che garantisce la fornitura del materiale e la lettura del tampone. È un operatore economico che opera nella provincia di Firenze e che ci garantisce di triplicare la potenzialità, per cui stiamo andando a dire che i laboratori di analisi di Arezzo e Grosseto, che sono i 2 laboratori certificati da Regione Toscana, serviranno la linea ospedaliera, la linea della sorveglianza sanitaria, quindi per i nostri operatori, e seguiranno la linea dei tamponi territoriali urgenti, che la cui risposta deve essere data entro 24 ore. Per quanto riguarda invece la linea territoriale, sarà garantita dall'imprenditore che assicura almeno 1.000 e raddoppiabili fino a 2.000 al giorno di tamponi. E il sindaco di Montevarchi, Silvia Chiassai, va oltre e chiede alla ASL se è possibile intervenire proprio come sindaci. Ci dà l'autorizzazione quindi anche a pensare di poter donare questi macchinari e poter essere come pronto soccorso, diciamo, in grado sul territorio di fare. Io per esempio ho chiesto l'acquisto di un macchinario di 1.000 tamponi, quindi per me già come ospedale della Grucia sarebbe un bel risultato riuscire a dare una mano sul posto al nostro ospedale, mettendoci in squadra con quello che voi come ASL avete già fatto. La risposta, come le ho scritto nella mail che le ho inviato, è sicuramente sì. Le ho chiesto, e lei correttamente mi ha mandato la documentazione che stanno esaminando, se le tecnologie messe a disposizione sono congruenti con l'assetto aziendale. Immagino di sì, non mi verrebbe. Non l'ho prodotto io, no, sono una grande multinazionale, quindi mi auguro anch'io di sì, però evidentemente perché... per far entrare una macchina all'interno dell'azienda è necessario verificare non che non sia buona la macchina, ci mancherebbe, ma che sia congruente con impianti tecnologici di supporto, fermo restando che la tecnologia da sola non basta, ma è necessario la presenza dei reattivi e l'operatore che ci deve fornire, ma noi li acquisteremo sicuramente. No, io comunque 1.000 l'ho già acquistato. No, ma per carità, ma 1.000 lo so, però, 1.000 noi ce li consumiamo nel giro di mezza giornata. Ma 1.000 a livello provinciale, non a livello territoriale. No, ma non magari si facesse 1.000 tamponi all'ospedale della Grucia tutti i giorni.